La guerra tra NordVPN ed ExpressVPN non ha fine e il 2022 non fa altro che inasprirla. Cerchiamo di capire quindi insieme quali sono i fattori più importanti di ciascuna e capire soprattutto chi è che regnerà in questo anno. La sicurezza è una cosa davvero molto importante per una VPN ed entrambe in questo caso sono molto simili. Riescono infatti a prometterti una connessione internet sicura e privata. Entrambe utilizzano la crittografia CACHA20 e anche il kill switch, che evita di farti perdere dati qualora la tua connessione sia instabile. In passato poi ricordiamo che ExpressVPN ha superato NordVPN perché aveva dei Trusted Server, ovvero una tecnologia rivoluzionaria dei server con sola RAM. Tuttavia NordVPN non ha impiegato molto per riprendere ExpressVPN e dunque anche lei ha impiegato gli stessi server. Ma se vogliamo davvero fare un confronto tra NordVPN ed ExpressVPN, quello che ti posso dire è che ExpressVPN offre uno split tunneling, mentre allo stesso tempo NordVPN ha davvero molto da offrire. Per me le menzioni degne di nota sono CyberSec e DoubleVPN. La prima previene link dannosi e blocca gli annunci, la seconda invece mette in comunicazione due server. E questo per una maggiore protezione. Ci sono altre caratteristiche di sicurezza che NordVPN vi offre, ma in questo caso non mi ci voglio soffermare. In ogni caso sappiate che ExpressVPN ha comunque meno opzioni interessanti. Ma forse sto correndo un po' troppo. Dopotutto entrambe le VPN sono state sottoposte a controlli indipendenti e hanno persino ricevuto entrambe le certificazioni IOXT. La loro sicurezza dunque è davvero di primo grado. Per quanto riguarda invece la privacy di ExpressVPN e NordVPN, vi posso dire che in quest'ultimo periodo la situazione sta un po' per degenerare. Non molto tempo fa, infatti, NordVPN aveva la sua sede principale a Panama, mentre ExpressVPN nelle Isole Vergini Britanniche. Entrambe sono sedi rispettose della privacy e soprattutto che mantengono privati i dati degli utenti. Sono servizi che sono sempre rimasti fedeli alla loro politica di no log. Ed ExpressVPN lo ha addirittura dimostrato in tribunale. Lo scorso autunno però ExpressVPN mi ha sorpreso perché è stata colpita da due differenti situazioni molto particolari. La prima è che il loro CEO era coinvolto in un progetto di sorveglianza informatica. Inoltre poi l'intera azienda è stata acquistata. L'attuale proprietario di ExpressVPN era addirittura noto negli anni 2000 per la diffusione dei primi hardware. Dunque, se devo essere sincero, sicuramente questo non significa che ExpressVPN stia andando alla rovina, però ti posso confermare che alcuni utenti stanno lasciando appunto questa VPN per rivolgersi a NordVPN. Dunque, c'è ancora molto altro da esplorare. Ora andremo a toccare le performance. Dopotutto, entrambe le VPN hanno un protocollo proprietario, giusto? Il test di velocità tra NordVPN ed ExpressVPN ha dato veramente ottimi risultati. In tre diverse località, NordLynx e Lightway si sono dati tantissimi colpi di tag, ma chi è uscito vincitore è sicuramente NordVPN. NordVPN infatti è risultato il servizio più veloce. E cosa molto importante, il ping di ExpressVPN è risultato molto inferiore rispetto a NordVPN. Questo è un punto a favore di ExpressVPN, soprattutto per i giocatori online. NordVPN però attenua questo equilibrio grazie al suo parco server pari a 2000 server. Sicuramente ExpressVPN perde in questo conflitto, ma posso dirti che ha molte più località rispetto al suo antagonista. Credo sia giusto dire dunque che tra NordVPN ed ExpressVPN in termini di prestazioni quest'ultima fa un ottimo lavoro, nonostante i problemi di sicurezza che ho accennato prima. Dunque, se siete interessati a una VPN come NordVPN o a qualsiasi altro VPN di alto livello, vi chiedo di andare in descrizione per godere di tutti i vantaggi e gli sconti che abbiamo trovato per voi. Ma andiamo a capire insieme ora come si svolge il confronto tra NordVPN ed ExpressVPN per quanto riguarda le applicazioni che mettono a disposizione degli utenti. Innanzitutto non mi ha sorpreso che sia NordVPN che ExpressVPN abbiano delle applicazioni che lavorano su tutte le piattaforme disponibili, quindi sia Windows che Mac, e questo le rende dunque davvero esemplari. Le applicazioni di NordVPN per quanto riguarda Windows e Mac hanno le stesse funzionalità, tranne per lo split tunneling. Le applicazioni invece di ExpressVPN per Windows e Mac non sono affatto identiche.
ma presentano le stesse funzionalità. Tuttavia sono rimasto un po' deluso testando le applicazioni mobili. Ancora una volta, infatti, le applicazioni per Android funzionano sicuramente meglio di quelle per iOS. L'applicazione NordVPN per iOS manca di split tunneling, ma ha invece il dark web monitoring, proprio come la sua controparte Android. L'app iOS di ExpressVPN invece non manca solo di split tunneling, ma anche di una kill switch, il che la rende davvero sottotono in termini nuovamente di sicurezza. Beh, almeno NordVPN ed ExpressVPN si equiparano più o meno in termini di connessioni simultanee, mentre la prima ne ha fino a 6, la seconda fino a 5. Ma passiamo ora invece all'argomento streaming. Ho testato infatti entrambe le VPN su Netflix, Disney Plus e anche con contenuti geobloccati. Beh, ti posso dire che ho ottenuto davvero ottimi risultati. Entrambi i servizi poi offrono anche l'opzione Smart DNS, che ti permette di accedere ai contenuti anche tramite la tua Smart TV. Onestamente non ho molto da dire, soprattutto perché faccio riferimento alla parte iniziale dove ho parlato delle prestazioni. Insomma, entrambe le VPN sono davvero veloci, anche se vado a utilizzare per esempio i formati come il 4K o l'Ultra HD. Parlando invece delle differenze di torrenting tra NordVPN ed ExpressVPN, posso confermarvi che non ce ne sono praticamente. Con NordVPN il peer-to-peer è consentito solo su alcuni server, nonostante il grande parco server di cui ti parlavo poco fa. ExpressVPN invece offre il peer-to-peer su tutti i suoi server. Considerando dunque che entrambe le VPN non mettono alcun limite per quanto riguarda appunto il peer-to-peer, devo dire che il loro servizio è ottimo. Che cos'altro voglio dire dunque per quanto riguarda NordVPN ed ExpressVPN? Sicuramente l'accesso alla Cina. Ritengo infatti che il combattere le restrizioni sia una cosa davvero molto importante. La funzionalità VPN Stealth di ExpressVPN posso dirti che mi ha reso davvero molto felice. È completamente automatica e si attiva proprio subito non appena ci si connette a una rete riservata. Dunque, indipendentemente si tratti di una rete ad esempio universitaria, oppure di un luogo di lavoro, o ancora se stai appunto navigando dalla Cina. Sebbene infatti disponga di server offuscati, dovrai scaricare un'applicazione che si chiama Test per poter navigare in tranquillità, soprattutto su reti molto ristrette, come ad esempio quella cinese. Nonostante ciò, posso dirti che sia NordVPN che ExpressVPN riescono a gestire molto bene il firewall e anche le Deep Packet Inspection. Ora, a parte tutte queste specifiche tecniche, andiamo ora a parlare della qualità-prezzo. Ovviamente non vado di nuovo ad avvalorare proprio il valore di ciascuna di queste due VPN. Dunque, è chiaro che NordVPN è sicuramente molto più vantaggiosa in termini di sicurezza e di prestazioni. Ha davvero molte più funzionalità, ma anche ExpressVPN, devo dire, si avvicina molto a NordVPN. In termini di prezzo però ti posso confermare che purtroppo non c'è paragone, infatti tra NordVPN ed ExpressVPN quello che sicuramente ti converrà di più è proprio NordVPN. E ti dico, non ti accenno nemmeno ai 7 giorni di prova per gli utenti Android. Dunque, se vuoi dare un'occhiata al prezzo e agli sconti di NordVPN come tutte le altre VPN, ti indico di cliccare in descrizione e scoprire tutti gli sconti che abbiamo riservato per te. Dunque, passiamo ora al riassunto del confronto tra NordVPN ed ExpressVPN. Ho sempre trovato infatti NordVPN ed ExpressVPN due VPN davvero molto simili tra di loro, e quindi in termini appunto di prestazioni, funzionalità, ma purtroppo in termini di sicurezza, come già ti accennavo, ExpressVPN mi ha un pochino deluso. Il 2021 infatti purtroppo ha segnato ExpressVPN. Al momento dunque non posso che dire che NordVPN ha battuto ExpressVPN, ma spero che nel prossimo anno questa possa essere una nuova battaglia da poter rivedere insieme. Spero che questo confronto tra NordVPN ed ExpressVPN vi abbia chiarito un po' di dubbi, ma se così non fosse, vi chiedo di lasciare un commento qui sotto, in modo che io possa rispondere alle vostre domande. Grazie ancora per aver guardato il mio video e ci vediamo alla prossima volta. Ciao!